Va benissimo, come state? Come va? Come Come va? vate? Esatto. Ah, intanto Allora, ditemi dei ragazzi. volumi. Esatto. Intanto devo ruttare, quindi Alice mi coprirà. Sì, buonasera. Tanto era incopribile. Non lo so. Devo chiudere la finestra dietro, vero che mi fa controluce? In realtà non ti fa così tanta controluce. Ditemi anche voi, perché io vedo un po' di riflesso nello schermo, quindi non vedo bene come. Ciao Dado, concordo con le bestemmie, sono un male minore in confronto a interrompere risonata. E beh, è fin Sì. qua, Fin ma sappiamo che Dado è anche fin troppo. troppo fedele, dici? Esatto, Esatto, fin troppo. quella pausa mi è piaciuta particolarmente. Ragazzi. Vabbè. Lasciatemi stare. Comunque, dai, che bello, sono molto Ragazzi, sono contenta. emozionato perché il primo l'ho finito un Anche paio di io. volte e spettacolo, anche solo da vedere è veramente bello. È veramente bello. Ti Si metto in vede 720p visto che adesso va anche la chat, è incredibile, sono molto contenta. bene. L'audio va bene, la web mi fa venire voglia da quanto HD. Eh sì, perché sto catturando direttamente invece che andare da browser come facciamo quando facciamo le videochiamate. Hai visto, il consiglio è stato proficuo. Sì, Consiglio? perché te l'ho detto io di streamare direttamente da... Ah sì? L'ho Sì, fatto comunque, grazie va bene, non Dado, ti ho sei sentito. molto molto... Non ti ho sentito. Sei un... Alice! No, no, Niente, adesso non lo trovo corretto. No, c'è un caricamento. Sentiamo Sì, c'è innanzitutto un... come la musica. Perché deve essere altissima la musica, perché la colonna sonora di Ori è qualcosa da brividi. Alice, cantami una ninna nanna, perché? No, non credo, non credo. Comunque, ragazzi, io Perché? ve lo dico così, giusto perché ve lo devo dire. Marco sta utilizzando OBS per registrare la lezione che c'è in questo momento. No, non lo sta facendo perché è legale, però potrebbe volerlo fare. Potrebbe volerlo fare, ecco, mi dissocio, Potrebbe aver ovviamente era uno pensato nel suo scherzo. cuore. E quindi Potrebbe se aver. usate il text to speech non succede assolutamente niente, capito? Non è che rimane nella Non è che lui lo registrazione. sente e rimane nella registrazione, esatto. Oppure se vi sabbate o donate, ecco, anche quello Non funziona. è che proprio oggi potrei chiudere un occhio sui messaggi che facevi col No! text to No, io non chiuderò speech. nessun occhio. Dado, di pure te quando attivare l'inferno che partiamo con il bot in maniera legale, ma non Ragazzi, bannare. prima fatemi godere con l'intro di Ori. Che Mamma mia. Che anche solo poi in qua è realtà bellissimo. ho dovuto mutare la live, quindi sarà tutta una big No. surprise. Eh sì, perché sennò ci sentiamo doppio. Divento scema. Allora, sì, perché sono tornato indietro. Ma guarda che bella grafica. Sì, io direi di andare a Complimenti. normale. Sì, forse è il caso. Anche perché sono scarso, quindi difficile non si fa. Ok, Facile, ecco. insomma, è troppo facile. L'audio comunque va bene, non è alto. Per ora la colonna sonora è Benissimo, quella continua. del menu del primo, però modificata un pochino. Guardala. Ma guarda che Questa grafica di meraviglia! gioco, Guarda che meraviglia! eh. Ragazzi, cioè, no, non potete vedere, ma c'ho la pelle d'oca, è incredibile. Molto, Era molto Ori che bello. uscisse il gioco. Era anche oggi non hai da portare fuori la spazzatura come ieri, no? Perché? Ehi, ciao! Non, se non avete Ehi! giocato il primo non vi spoilerò chi è lui. Però Ma ascolta, è molto ci sono importante. delle cutscene dove parlano e quindi io devo stare No, no, zitta no. oppure. Ok. Qual è lo scopo del gioco? Perché quel Vulpix Aiola, Viola penso che Alola. tu volessi dire, No, no, Alola. va su due zampe. Alola? Sì, è un Vulpix di Alola, quello di ghiaccio. Ah, Di chiedo scusa. Sun. Non sono studiata. Ma guarda che meraviglia. Io lo farei, ma è un po' lunga per venire a trovarti. Ricorderemo per sempre il giorno in Oh cui. mio No, Dio, che ridere. vita arrivò a Nibel. Eh sì, e se non avete giocato il primo, non vi spiego cosa vuol dire questa frase qua. Mi dispiace, ragazzi. Ma come? Io non lo Vabbè, so. finisce così il Come primo. devo Finisce con fare? questa scena qua il primo. Che meraviglia, Sì. oddio. Ma è un mini Sì. gufo! Oh no! Q. Lo battezzammo Q. Oh no, mini Sì, gufo! un cufino. Un cufino, esatto. Chiameremo Cufo. Oh mio Dio, bellissimo!
si ricostruiscono la casa perché nel primo era uno scenario un po' diverso, era tutto in rovina perché l'albero della vita non aveva più luce. Oddio, somiglia un po' a Ashen, che si parla della Eh sì, è fenice vero. della luce. Ma guarda che Sì. patatino. Io voglio avere un cufo a casa mia. Voglio un cufo. Ehi, sto dormendo. Ehi, no, perché stai dormendo? Dovresti alzarti. Non mi fa muovere. Forse devo saltare, sì. Verosimile, premia. Sì, dovevo saltare. Ok. Ma nel... Un panda. No. Ma nel panda. Nel... Effettivamente ci sono tutti gli animali, ma non il panda. Tra l'altro c'è quello alto che sembra Ivar, sembra Posso ti Ori, ma pegare comunque. perché? Guarda, c'è il cufo che impara a volare. Il cufo! Yeah! Ha Ah, paura. pensavo fosse fatta, si cambia il gold, imprendiamo il cufo ad Alice, sì, che bello. Vedi che quello lì è tipo Ivern, ma nero? L'altro è un panda, però, ha ragione, era un purrino, Vedi, passano le stagioni e loro vivono in armonia, proprio come nell'inizio del primo. L'inizio del primo ti faceva piangere dopo 5 minuti. Vediamo in quanto ci riuscirà questo. Ah, pensavo fosse come Longing, dove il 90% del gioco è dormire, ma Ah praticamente. sì, il trailer è di 4 ore. Lo sapevo. Che senso questo? No, Ah, sono di consciente Longing. dell'ogni gioco che dura letteralmente 400 giorni. Pochi giorni fa è uscito 3. Sì. Puttana. Oh, il cufo mangia i Stai vermi! Beh, imparando a beccare? Sì, che più o meno. buono. What's Che that? bontà. Ah, che bello, guarda che spettacolo! No. Mi dispiace non potermi godere i suoni, Eh sì. però li posso immaginare. La colonna sonora è incredibile. Ditemi se la musica è troppo alta. Cosa succede? Cosa potrà mai interrompere questo meraviglioso idillio? Il cielo la chiamò. No, va bene, perfetto, dai. Ottimo, ottimo. Più video qua che in Death Stranding, Anche Gummo e Nar lo effettivamente. sentivano, che sono il tizio delle gambe lunghe e il pacioccone. Il pacioccone. Sì. Ma che poi è il loro figlio Wow! oppure semplicemente È l'hanno figlio adottivo, trovato? l'hanno trovato perché suo padre era, tra virgolette, il cattivo del primo. Oh no. Una cosa No! tristissima. Potrei No! piangere. È Ti sei un fatto male? incapace come me! No, sempre. Ma dai. Sto scherzando. Un genio a fallire per imparare a volare. Più video qua in Questo Death qui ha fatto Stranding. un serio plagio alla gabbianella e al gatto. Cioè, oddio, plagio, Ale. Ma perché tu devi Ma cercare il perché Ale brutto, tu il non stai cattivo zitto ogni volta? Ok, dappertutto? non ho più nessun potere dal primo comunque. Ovviamente. Qui non ci posso ancora andare. No, non ci potrò mai andare perché non è crepato. Guardala che spettacolo. Madonna. Scusate, sono ripetitivo, ma... Mamma mia. Guardali. Denunciabile? Ma non so, prova a chiedere alla SIAE. Guardano le papere. Ciò da tu guarda le papere, No, sembra le proprio. guardano loro le Da non prendere la lettera Alice, buttarsi dalla finestra non ti insegna a volare. Artyom, grazie della Ciao, ciao precisazione. Porrino. Se vuoi tenerci Ciao Porrino, sottofondo, buono comunque sia. Sentirai studio. Buono studio. dell'ottima colonna sonora e due coglioni che parlano. Ci si becca stasera, Cecilia. Va Certo, ci bene. siamo sempre, Certo, Aaron. ci siamo. Certo, assolutamente. Pronti a farti compagnia? No. Ma piangono. La risposta risiede nel passato. Quindi tu Vediamo un lasci po'. questo gufetto qui? Sì, lo lascio piangere da solo perché sono un pessimo amico. E me ne torno a casa.
Perché è quello che fanno gli amici. Questo è... Perché è quello... L'ultimo dono di una madre. Ti lasciano piangere da sola. Tu torni a casa. L'ultimo dono di una madre. Oh no. Scusa, ma quindi il papà del gufo era cattivo? La madre. Giusto? La madre era cattiva? Il padre non si sa chi sia. Ah. Oh no. Ok, quindi ancora il salto a muro. Di una madre, ma in realtà non è una madre, dai. Facciamo finta che no. Oh. Cosa cerco tra le mie cose? La piuma di Kuro, che è la madre. Ok, mi sta ridando pian piano gli oggetti che avevo. Ok. Non mi ricordo se si poteva planare nell'uno. Ciao Bigfoot! Ciao Bigfoot, incredibile. Che bello che sei qui, sono contentissima, grazie. Sì. Non è vero, Dado, tu sei un vero amico che telefona agli amici che piangono. Inside joke. Le femmine sono sempre piene di malattia. Vedi, le do... Questo do al cufo la piuma della madre. E si sta bloccando il gioco. Mi piace questo tipo di atteggiamento. No, è che mi dissocio. Ma quindi gli ridai indietro? Ma lui piange di più così, ma scusami. No, è contento perché può planare. Però, cioè... Ah, quindi non acquisisci tu l'abilità di planare. Non lo so, sai? Perché mi ha dato i comandi, è un po' strana sta cosa. Cioè, probabilmente tu dovrai... Non lo so. Ciao Luca. Ciao Luca. Siamo due teste di cazzo. Ah, perché lui ha un'ala rotta. Ha un'ala tutta spennata, infatti... quindi gli mettiamo la penna di Kuro. Ma come fa a funzionare? Con lo scotch. La penna di sua madre. Non è corretto. Funziona! È vicino. Eh sì, appunto, gli mette solo una penna che gli copre tutta l'ala. Ragazzi, questo Oh mio Dio, questa meccanica non la conoscevo. No, ragazzi. Oddio. No, ragazzi, è bellissimo. Voglio di una bella chiamata in live al nostro amico Beppe di Parese. Magari tu topo due piedi. Smetti di dire Kuro, Dado. Non è permesso dire in giapponese la N-word. Oh no, davvero. È vero, sì. Oggi Fastweb ha problemi con Twitch, quindi sto vedendo la live a 160p su una buffera. Luca, spadoni, ti capisco. Dado, Luca, Luca sta piangendo perché vede la live a 160p. No, guarda che spettacolo. Guarda che bello. Che bello. Con la musica sotto poi è tutta un'altra cosa. Grazie. Lo so, te la devi rivedere, Alice. Madonna. Guarda, quello lì sembra proprio io, a forma di pera, ciccio. Ma va a cacare, Alice. No, Luca, io la passo con nessun problema, sarà colpa dei livornesi. Ah, ma è livornese. Anche a 160p la grafica è bellissima. Porca miseria. Gipidi, chiamami tu, bisogna sapere che stai bene. Giuslam, tu ieri sera dovresti essere stato in live con noi, invece no, stavi rancando su che gioco. Un gioco dove si sparano a vicenda, ti sembra il caso? Guarda che incita la violenza. Esatto. Poi i bambini crescono di deviati e alla fine... Pure qui va ottimevolmente. No, anche Airu va male Fastweb. Una palette invidiabile. Un pantone di viola e di blu. Dove mi stai portando, Kufo? Alice, dalle papere! Un personaggio femmina, per cortesia, scusa. Se puoi alzare leggermente o abbassare... vedo se posso alzare Alice. Ah, oddio. Comunque avevo lasciato la leva aperta. Beh, Giuslam, non è vero perché ci avresti risposto. Ok. Mi sono unito alle papere! Ditemi se adesso va bene l'audio. Yeah, si è unito alle papere. Il volume di gioco copre un po' Alice. Ah, per questo. Sì, sì, ti ho alzato. Ok, grazie. Ditemi se adesso va bene. Se non l'alzo ancora di più. Cosa. O abbasso il gioco. Papere! Forse devo abbassare un po' il gioco. Ragazzi, non mi ricordo cosa volevo dire. Abbassare il gioco perché copre un po' anche te. Va bene. Adesso dovrebbe andare bene. Ripetti, livornetti. Cosa? No, ragazzi. Ma no, si perdono. Secondo me si no, perdono. No, si sono persi. Anche la piuma. Papere. No, basta. Separati dalla tempesta. Comando. Iniziò la nostra storia, mamma mia.
Sì, che cosa volevo dire? Avevo esattamente 22.222 punti e non volevo guadagnarne ancora. Ci sono 22.320 adesso. E ho scoperto di averne pochissimi perché giustamente quando streamo non ho la live aperta. Sei veramente imbarazzante da dosire. Ora me li gift. Non sei un vero corcio. Ma non è. Cosa Ciao accade? Micio! C'è un catto. Ci sono tanti catti, ma non sembrano dei catti buoni. Secondo me sì. Sono dei catti buoni. Secondo me sì. Ecco cosa mi ricordavo quest'altro. Brasile è stato 2016 Tania Cagnotto. Posso dire che preferisco i giochi italiani come quello dei Lunes? Posso dirlo? Oppure sono un fascista? Lo posso dire che mi piacciono i Posso dire. Magotti? Magotti, Magotti. No, sto cercando il mio amico, ma... Adesso cosa bisogna fare? È la Allora, fine? qui ho la mappa. E Sì. giustamente non c'è un cazzo. Qui c'è... Tu devi. Io non... Secondo me, perché non sei andato a destra? Davvero? Perché si va sempre a sinistra, Alicia. Dovresti saperlo. Sì, ok, ma nel senso. Vabbè. E tutto sapore dove lo metti? Davvero? Ok, vedo nell'HUD strano rispetto al primo. Sì, è vero, ora ci sono tre cose per tre skill. Però non Ti posso sembra ancora che lune. attaccare. Ti sembra che lunes sia una parola italiana? Noi qua vogliamo avere i giochi italiani da più generazioni, come i roteò. Il Cioè, roteo. roteò No, non mi iniziare a sembra quasi laggare un ora però. latinismo. Ragazzi, è finito. Sono caduto in acqua perché ha laggato il remote play. Ah, io ho deciso di giocarlo su Xbox perché... Per non avere problemi con lo stream, però... Se comincia a rompere coglioni, prendere un gioco su PC. Tanto il salvataggio dovrebbe essere cross. E poi vedo, insomma. Intanto È che mi speriamo che dispiace il perché. Signore mi assista. Ok. Forse di qua non era ancora il caso di andarci. No, ma secondo me stavi facendo giusto. Più che latinismo sembra un participio passato, vero? Due piedi, che imperdonabile leggerezza dell'essere. Cos'era, una pubblicità delle gocciole? Non ne ho idea. Speriamo anche noi che il signore t'assista. Siete on fire oggi? Per le cazzate? No, Ma perché? perché sono coglione, ragazzi? Mi è piaciuto, Dado. Mi è piaciuto davvero. Molto Anche a me, sì. emozionante. Dondola, dondola, dondola. No! Popper e popper. Allora, palude di acqua nero, laghi di luma. Andiamo ai laghi di luma. Perché no, la palude. Ah, beh, sì, perché stai continuando ad andare lì, è Allora, chiaro. secondo me non ci No, posso guarda lì ancora sotto. andare L'hai qua, visto che c'era quindi... tipo una specie di. Sì. Ah, qui mi serve un potere che Yes. avevo nell'1, quindi devo andare a destra per forza. Posso spostarlo questo. Premi? RT, sì. Buongiorno. Non ce la fa, non ce la fa. Per afferrare e spostare gli oggetti. No. Basta, torniamo. Andiamo a destra, allora vado That contro... God Taxi Driver. Ah, Giusula, me lo ricordo, è bellissimo. Non è colpa nostra, siamo in quarantena, quindi le stronzate che di solito dividiamo con chi incontriamo sono tutte vere per voi. Ma siete sicuri? Perché voi Perché uscite sono anche? stupido? No. Pagina 1, libro delle barzellette di Totti. Madò, io ce l'avevo anche il libro di barzellette di Totti. L'alert copre un pochino l'indizio, dice. Indizio. Boh, sì. Beh, per adesso non l'ho ancora. Adesso Cos'è l'indizio? vediamo. È quello che ti esce fuori sopra. Ah, ma sti cazzi. Tanto lo devo leggere io, non voi. Luca Spadoni, mi dispiace, ma ti ha trattato in questo modo da Dosimi. Spadone, così impari a avere il pisellino. Dici di tenere premuto, ma mi sa che lo stava facendo, Sì, lo mi sa stavo che lo stava facendo, tenendo. certo. Dado, sei molto egoista, a me piace leggere. Ok, ancora non posso attaccare, quindi qua nulla. Giuseppe, Io tu non volevo sai leggerlo, però. leggere. Mi costringe a prendere 1000 barzellette stratoscopiche di Geronimo Stilton. Ragazzi, io ho un libro di barzellette in dialetto veneto. Cosa? È un problema. Ma ora piange Spadini, chiamalo. Basta, Spadini! Dopo si chiama Spadine. Questo meme è morto prima di nascere. Cos'è sta roba? Un accampamento, tipo. Ok,
che il fatto che ancora non posso attaccare mi rompe abbastanza i coglioni. Ma perché sei troppo abituato al primo, forse. Sono andato a fare un po' di rompicapi adesso, forse. Sì, ancora è solo puzzle. Puzzle, poi platform. Quindi non fanno ridere, come la tua faccia. No, ho sbagliato, quella lì fa molto più ridere del dovuto. Ho una torcia. Ma non posso attaccare con la torcia adesso. Non si spegne con la pioggia, no. È strano. Molto strano. Guarda, ma fa anche danno nel tempo. Eh sì, gli do fuoco. Danno? Sì, ma lui è bagnato, c'è qualcosa che alla fisica sfugge. Ma magari è pioggia acida. Vabbè, lo stesso. Cosa dire? Dado piromane. La luce della torcia è spettacolare. Sì. È vero, Bigfoot, è verissimo. È veramente incredibile. Tutte le barzellette, come c'è stato un terribile incidente a catena, decine di ferite gravi. Bevi uno spritz. Ale, ma quella non è una barzelletta, la verità. No. Chi sei? Toc. Squark. Che cosa sei ora? Non un Moki, mi sembra chiaro. Sono Squark. Nato viene da Niwen. Cos'è Niwen? Ho visitato la maggior parte delle terre vicine e lontano, non ho visto nessuno come te. Vieni da oltremare? Quello a... dov'era Riccione? E comunque cosa tu sia, sono Toc. Toc, Luca, stavo per bestemmiare. Viandante deve essere parte migliori, perlomeno. Tanto campanilismo. Non si spegne perché è una torcia con pile dura. Cioè... Ah, sì, e brucia in questo modo? Io mi rifugio dalla tempesta. Se stai pensando di andare oltre, dovrei attraversare il cancello dello spirito a est. Le chiavi di volta come questa. È straziante il rantolo di morte di quelle povere creature infiammate. Cioè, due piedi, non stavo ridendo in questo modo a questo tuo messaggio. È veramente straziante. Ah, quindi... dobbiamo Stavo andare vedendo a attacchetti. Qua. Che c'è un cancello. E andare a prendere qua, invece a ovest, nella caverna, la chiave. L'altra chiave, perché lui me l'ha data una sola. Del fuoco in una foresta, ma sei folle. Ma no, ma lui dà fuoco soltanto le cose cattive. Sì, esatto. In realtà non erano cattive, poveretti. Sì. Però ha delle teste di cazzo. Vado a uccidere cose perché gli piace. No. Ok, questa qui è la moneta di gioco, ovviamente. Come facevi a sapere che lì doveva essere rotto? C'erano dei legnetti molto fini. Ma è tutto legno, perdonami. C'era una barra della vita lì. Ah, grazie, quella non l'avevo vista. Ok, questo qui ancora non si rompe, oppure non lo posso mai rompere. Devi farlo dondolare, secondo me. No, mi serve solo per... Non serve. Non so cosa mi serve in questo momento. Secondo me era fico farlo dondolare. Sì. Fare no, cose. Di solito serve per i salti a muro, quella roba lì. Ok. Non ho doppio salto, quindi dobbiamo andare di qua. Orco. Ma guarda lì l'ambientazione, Alice. Sì, no, è veramente pazzesca. Mamma mia. Anch'io voglio portare giochi così adesso che posso. Porta Low Knight. Low Knight. No, è malvagio. Però è cattivo, sì. Mi fa malissimo. Oh, oh, oh. Oh no, che dolore. Ah, la faccia. Ti sbalza via, anche quello è il problema. No, lo stai... Ah. È cattivissimo. Possiamo il nuovo username. Ma sbaglio. Faringe infiammata 93. Alice porta Just Dance. Ale, posso traumatare? No, sono così tentata. Che poi è anche molto, molto vicino al ban. Eh sì. Cardoncello aitante. Cardoncello aitante è incredibile, due piedi. Ti faccio i miei complimenti. Cardoncello aitante mi piace, puoi cambiarlo. Sì. No, si è spenta la torcia. Oh no. Non laggare. Salta sul muschio blu, guarda lì le luci. Salta sul muschio blu. Eh sì. Ti rimbalza? No, ah, mi ci aggrappo. Appiccicare. Che bella l'acqua. Dove devo andare io di là? Qui non ci arrivo, no. Al muschio. Ma forse sì, facendo tipo non esiste un doppio salto. No? Non ancora, non ancora. Ah no, qui questa qui è una piattaforma, perfetto. Ok.
E comunque voglio ricordarvi che è fatto con Unity, per tutti quelli che denigrano Unity. Questo gioco è in Unity. Così, giusto per ricordarvelo. Esattamente, Alice. Vedo che mi regali sempre emozioni. Ho un'altra chiave. Fa ridere perché... Anche no, perché Ruvo c'è la sagra del fungo, Ardoncello dei piedi nella conoscenza. Claudio Lippi. Dov'è la sagra del fungo? A Ruvo. Giuslam, dov'è Ruvo? È in Puglia da lui. Madonna, noi stiamo scherzando? Per caso siamo matti? Io devo andare a quella sagra. Sono successe cose brutte. Ok, sì, è successa una cosa brutta. Giuslam, Claudio Lippi è un buon usante. Sì, sì, anche a me è piaciuto molto Claudio Lippi, in effetti. Claudio Lippi. Puoi cambiarlo, Giuseppe, per favore. Pensa che l'ho dovuta scoprire a Budapest, Dio per Madonna. Ma stiamo scherzando? Ma voi siamo... Ma voi avete idea di quanto io amo i funghi? Sono buonissimi i funghi. Vediamo Toc cosa dice. La chiave di volta, ecco, te ne ho un'altra per ringraziarti. Sono un uccello di parola. Sono un uccello di parola. Ora posso continuare a vagare attraverso le mie pedute di Niwen prima che le perdiamo di nuovo. Sì, perché vi ricordo che nel primo era tutto distrutto, tutto fottuto. Grazie! Ora possiamo andare a est. Possiamo andare a est e aprire il pisello. Non qua. In alto. Eccomi, scusa, mi sono tutta muta. Tranquilla. Okay. Claudio Lippi. Oh no. Ma Claudio scritto così. Oh no. Ok. Io devo ancora finire il primo. No, Luca, male. Bellissimo il primo. Ma anche questo qui per ora è incredibile. Non ho così tanta conoscenza di questi tipi di giochi. Poi Hollow Knight, come aveva detto Hank, l'hanno portato in tanti. E sti cazzi. Io volevo trovare... Ma boh, perché secondo me la gente è stufa di vederlo. Giocalo per te. Qualcosa di nuovo. Eh? Giocalo per te. Lo gioco per te. Per te. Per me. Maremma, è finita. È finita. È finita. Porco. Ma siamo morti. È finita. C'era un mega cratto. Corre. È finita. È finita totalmente. Corri, lucetto laggiù. Come fai? Ma sei troppo lento, scusami. Come si fa? Alla faccia. Madonna, che culo. Che vuol dire che lo devo uccidere, ragazzi? Ha troppa vita. È impossibile. Secondo me ce la fai. Guarda, non stai prendendo danno così, perché lo stortisci un pochino, vedi? Secondo me ce la fai benissimo. Corri come se dovessi andare a fare la spesa in sto periodo. L'audio è ancora fosse... alto, ragazzi. Come se fosse l'ultimo spritz. Ho un pallino verde e basta. Ma ti fa danno ad area a caso? Perché non ti sta dando delle slappate. Sì, cioè, mi ti fa danno continuo e basta. Sì, no, mi fa quando slappa, mi fa quando mi viene addosso. Ok. L'onda d'urto. Sì. No, no, va bene. Oh no. Anche qui ogni volta che mi dà un achievement si blocca tutto lo schermo. E vabbè. Missione settimanale pronta per l'attivazione. Ma che cazzo ti si incula? Perché ho mollato la torcia? La voglio la torcia. Voglio anche della vita, per favore. O no? Non lo puoi riprendere la torcia. Se vedete, ragazzi, lui è scappato mentre aveva la criniera in fiamme e ha dato fuoco a tutto. Guardate lo sfondo. Madonna, che bello. Cioè, ragazzi, questi sono i dettagli del cazzo che mi fanno sborrare. No, mi fanno... felice. Emozionare. Felice. Burn, baby, burn. Esatto. C'è una spina dorsale usata come ponte. La colpa è tua, piromane. Non ho chiavi. Ma io non ho fatto nulla di male. Allora. Soprattutto ci sei atterrato con una violenza su quella spina dorsale. Non ho capito come si sia rotta. Pensa, aveva la scoliosi, quindi un pochino si è... Ah, lo capisco. Vabbè, anch'io lo capisco. Ma... Ok, vita. Non lo posso rompere. Quella lì è la vita, davvero? Sì.
Anche Ma in non si questi vede casi qua, mai. però dovrei poter attaccare per romperli. Romperli, ok. Ma non si vede mai, scusami. E non dico niente, ragazzi. Cioè, sta ambientazione, porca puttana. Mamma mia. Sarò ripetitivo, che cazzo vi pare, ma cazzo. Hanno Hanno cancellato cancellato le il tre, ho 3. letto le... No, davvero? Evviva. Ma sul serio? Evviva. Niente Corgi 3 quest'anno, ragazzi. Niente Corgi 3, no, niente, niente maratona per la Ah videoconference, no. purtroppo. Ho acquisito un potere. E sono svenuto. Bene. Dado, togli la cam che devo fare uno screen. Giusto, sei veramente, veramente maleducato. Giuseppe, Dada togli tua è madre, la... devo fare uno screen. Mi dissocio, ovviamente, è uno scherzo tra me e Giuseppe. Dado, sì, Giuslam, Dado è la parte migliore dello screenshot. Alice, ti prego. Possiamo improvvisarla, no? Certo, Narugumo sì. cercavano nella notte, giusto perché noi siamo volati via. No! Mi sta cercando! Scusa! No! No, sono tristissimi. No! Dado, sono tristissimi. Visto gli uccelli, Ok. papere volare! Sanno che Fabio, sono andato adesso io. Non piango. andateci, ritorno io, non andate, vi fate male, per favore. Io adesso piango male. È devastante. Vedi, È hai devastante. cambiato la condizione atmosferica, hai cambiato il momento della giornata. Guarda come sono cambiati tutti i colori. Madonna. Ma qui col pantone si sono divertiti parecchio. Ciao Stefano! Ciao Stefano. Ciao In te Stefano. brilla una luce antica. Ha detto che vi toglierà pure le mutande, tranne quelle di Marco, quelle non le vuole. Ah, ok. L'albero l'ha ricordato, lo sapeva, ha brillato, ha condiviso la sua memoria con te. Dado, sei uno Nobilità. stronzo che fai preoccupare le persone. Ma guarda che meraviglia! Usa la luce, vogliamo vederla. C'è anche meno rapido per gli attacchi. Ma che spettacolo d'attacco è? Ma stiamo scherzando! È tutto sbrilluccicoso. No, ragazzi! Perché nel primo l'attacco era una luce che andava in giro, praticamente. Ora è una spada! Sì, però è abbastanza sproporzionata. E poi dove la metti la spada? No, no, la crea con la luce! Ah, è tutto così simultaneo. Hollow Knight and the Will of the Wisp, praticamente. Da quello che ho capito poi ci saranno diversi tipi di attacchi perché ho tre slot. Che E guardate dolore. qua. Questa Madonna, cazzo che di rosa. dolore. Bellissimo. Che meraviglia. Ma che bello. Non chiedere dove si mette la spada lì, ce lo sai bene. Lascia nel culo, lascia nel culo. Inside joke. Eh sì. Questi Vecchissimo per di... quelli di vecchissima data. Di vecchissima data. Quando ancora Maserati faceva live, faceva Salutiamo l'MDS Maserati. Creed, che ci segue sempre. Cosa c'è qua Faceva dietro? le... Facevano le live di Assassin's Creed. Magnete. Oh. OMG, devo ancora finire l'uno. Mannaggia, mi devo sbrigare. Ma Sì. anche tu, Stefano? Ma cos'è una... No, ragazzi, dovete finirlo. Questo qui sembra anche meglio, quello è bello. Beh, penso che... Cioè... Sia un sequel che gli fa onore. Gli rende Sì. onore. Ci sono i sigilli come... In Hollow Knight, sì. La In Hollow Knight. So luce perché ti stavo pensando a ascolta. Kingdom Hearts, però in realtà è quello KH, non è Eh HK. sì, nei mochi. Loro sono i mochi. Pensavamo che tutti gli spiriti fossero scomparsi da Niwen. Conosciamo uno scopritore. Grande e Addio, muscoso. spiriti. Cosa vuol dire muscoso? Muscoso. Non è che Muscoso, sono messi lui un è lo. muscoso. Si sono dimenticati un lo. Grande muscoloso oppure pieno di muschio. I mochi Forse. servono per il caffè. Luca Spadoni. Spadini, smettila. Capisco che sei livornese, ma non ti ha concesso tutta Guardiano questa della vita. palude. Ok, devo andare laggiù, quindi devo risalire. Grazie, Artyom, che lo disrespetti anche tu. Dado, fai vedere la porta a Luca. Oh, quale? Luca,
quello lì è un po' si è strappato di Skyward Sword, che non lo voglio togliere. Quella è la porta e non ci arrivo a fare la maniglia, quindi. Ma perché io ho pensato male? Tutto ciò, non lo so. In che senso? Non importa. Pensa a non rompere. Secondo me si rompe prima o poi sta qua. Sento del male sulla schiena per questa colonna vertebrale. I mocchi sono dove si inzuppa il moccio per fare il pavimento. Vabbè, uno... cioè, Alice, non puoi so, bannare Dio il prossimo che dice una roba del genere. Cioè, Dio li fa e poi li accoppia, veramente. Ale, voli fuori. Non è che... Ale, all'angolino. Ah, all'angolino, no, non devo passare di qua. Il muro. Non devo passare di qua, però qua è chiuso. Ok. Ah, ragazzi, penso perché non ho senso di orientamento, quindi sarà un'avventura, ecco. Sarà un'avventura. Un'avventura. Il termine accoppiare con Luca. Giusto, io scelgo solo accuratamente i miei vocaboli. Sì. Il tuo vocabolario. Il mio vocabolario. Tre cani. O tre gatti. Alice, puoi ammattarmi per 100.000 secondi, grazie. Ale, se me lo chiedi non è più divertente. Ale, l'altra volta Iruce è cascato. Non ci cascheremo la seconda volta. Che non sono molti, Marco Cerchione. Ragazzi, comunque, quando volete usare il bot sarebbe divertente, insomma. È vero, vi ricordo che Marco ovviamente non sta registrando. Oppure se volete donare, se volete donare sub, farvi la sub. Donare, bit, esatto. Quello che volete. Vi ricordiamo che Marco non sta assolutamente registrando con Streamlabs la lezione universitaria. No, non lo sta non facendo. Fa. Infatti, perché giustamente se lo facesse non solo è illegale, ma anche al primo alert che arriva in live lui lo sentirebbe, si sentirebbe nella registrazione. È chiaro, esatto, che non lo sta facendo, non lo sta assolutamente facendo. No, 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 no. No, Iron Man ha tramattato per 500.000, sì, sì, sì. Vero, mi ricordo. Cosa è successo quella volta, scusa? Niente, poi l'ho sbannato. Si è fuso tutto. Un problema. E che non posso schivare è un casino. C'è la pubblica esecuzione per questo crimine. Infatti è un crimine orribile, davvero molto. Non si fa a bambini, non si fa. Mi raccomando. Allora, prima andrei. Ecco, sentiamo Achetti che dice. Marco, quando sentirai questa registrazione, Dado starà piangendo, chiamalo. Alice, non hai sentito mai. Ecco, anche tu Pippo, sentiamo un po'. Ma quindi mi stai dicendo, oddio, no, che no, sarò no, presente senti. In una registrazione per nulla legale della lezione di Marco? Mamma, mamma, sono tornato in università. Hai visto tu Pippo? Ragazzi, ho smutato la live e mi sono sentita doppia soltanto per sentire le vostre creazioni. Sono fiero di voi, ragazzi. Siete veramente incredibili. Ricordo anche le donazioni come funzionano. Siamo dei poveracci. Sì. Di qua ancora non ci posso arrivare, quindi andiamo a sinistra. Uno, in caso non si posso fare da ragazzi... telefono. Marco, sei solo. Esatto. È vero. E quelle robe lì, quei raggi laser lì mi ricordano Badland. Non so se avete mai giocato a Badland sul telefono. È un giochino in cui tu sei un sì, cosino. Sì, Badlands, che devi... tantissimo. Mamma, era che bellissimo. Bello Badlands! Io l'avevo finito quella volta. Mamma Badlands, vi giuro. E in teoria c'è per Xbox, Infatti, però mi ricordo quanto anche bestemmiato, pure. Ecco. Di bestemmiare troppo. Qui non ci posso andare perché mi serve il doppio salto, evidentemente. No, aspetta, però no. Però era veramente... Posso prendere questo. Ho capito, ma se non me lo... Ma non è che non funziona il pad, ragazzi, perché io sto... No, devi per forza... Pensa se mentre scusa la lezione... Questo no. Senti, se mi provvisoranno urlargli, ma allora... Esatto, ragazzi. Dovete donare proprio per questo. Questa motivo. È la cosa bella. Ma... Però funziona soltanto con 60, non con 6 euro. Allora, come faccio a vedere se funziona un tasto oppure no? Devi andare su accessori dell'Xbox... Perché mi è venuto il dubbio. Impostazioni. Esatto. Dispositivi. Accessori. Che se non funziona sono un po' nella merda, perché non penso di avere pile per l'altro pad. E ti fa il test. Collega un controllo Xbox One per iniziare.
Ok, questo potrebbe essere un problema. Ori. No, ma forse lo devi collegare alla. La console nell'altra stanza. Scopri che Dado era fottuto. Non è che devi mentre clicchi dargli una direzione? Ci sto provando. Scopri che il controller di Dado non è ufficiale. È vero, questo non è ufficiale, ne ho uno di là, ma non. Torno subito, Alice, tu intrattienili. Sì, ok, devo intrattenere in qualche modo. Vai un attimo nell'altra stanza, lo colleghi, sposti il mouse e torni. Sì, vabbè, ma è brutto che non si sappia. Ciao, Chi scusami, è? ciao anche a Dado, come Ah, stai? ciao, ciao, Luca Vengo a Spadoni. tenere compagnia anch'io. No, comunque è strana questa cosa, però anche se è ufficiale il controller, in teoria puoi Marco lo chiama stesso Dado, sta tramite piangendo, remoto. il padre non Oddio, gli Artyom è funziona, arrivato. sbrigati, si sta disperando. Mi chiedo, ma te da quando ci sei, scusa? Micro, penso che sia arrivato adesso. Scusa Artyom se ti ho parlato sopra, ma c'è un delay e quindi vedo la live alla dopo e quindi vedo dopo che tu hai fatto abbaiare il Corgi. Comunque hai fatto benissimo. Hai fatto benissimo a Allora, ricordare a Marco che deve chiamare Dado. cosa? Artyom ha ricordato a Marco di doverti chiamare perché stai piangendo per via del controller, ovviamente. Ah, ok. Ok, questo qui è quello suo. Da sempre. Non è vero, Michiro? Non è vero? Però ho un Io vedo problema. le cose. Non me lo prende in game. Quindi Perché facciamo non te lo prende in così, game? dai. Scusami. Perché non posso dirlo in live. Tu fidati. Ok. Senti, facciamo così. Se tu. Perché il PC è simpatico. Sì. Dov'era il salvataggio di qua, vero? Sì. Facciamo così, riavviamo il gioco. Attiva questo pozzo. Dado, dillo, ti farà bene. Ma non farà No, bene alla nostra no. live, è questo il problema. Poi E si questa è chiude il una gioco. Sentiamo Achetti intanto. Lo sentirai dopo la live di stasera, ti spoilerò che arriverai quarto a golf. Ah, vedi. Sostituire PC è simpatico. Sostituire. Ma perché cos'è che ha Riusciamo a fare un detto De pianto. Pippo? Ha Che il parlato con PC è testo. simpatico. Ah, ok. No, Michiro, scusa. Ah, Michele, Ha Michele. detto che il PC è simpatico. Anche su Xbox, è un Xbox. Io spero tanto che non sia rotto il pad lì perché sennò sono nella merda. No, Chi se n'è scusami, ma andato, Spadini? Luca se n'è andato? Ma secondo me è crashato Luca. Ci sta, ci sta. Vediamo un po' se così funziona. Non so quanta batteria abbia, al limite l'attacco col cavo. Ma scusa, ma tu lo stai facendo wireless fino alla console, no? Con questo Ma qua stai sì, adesso. scherzando? Ma attaccalo col cavo al Ma PC. no, tanto. Ma no, ma è così che almeno lo prendi bene. Magari quell'altro non prendeva bene Ma per quello che quell'altro dovevi. Alice ha solo il cavo. Ah, ok. Xbox Game No, devo Studio, tornare a editare il stava. video di SR3, se no non esce mai. Vi tengo in sottofondo. Sì, però tesoro mio bello, potevi Oh, ma anche Luca dire sta facendo il ciao, eh. video. Ma dillo che Sì, ti ma insegni potevi a anche dire usare. ciao, Sì, eh. infatti. Dillo che ti insegni a Veramente? usare coso, ti insegni a usare il programma. Quanto maleducato, Luca Spadoni. Ciao, vaffanculo. Spero ti crashi il Madonna, progetto. veramente? Sei imbarazzante. È stato bello e saluti sempre comunque. Ciao. No, 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 ora ti vattene. inculi, Luca. Stardo. Adesso non è che uno torna Spero indietro e segni i fa le conti. cose. Spero torni Bakayoko e segni. Cioè, non è che uno così si redime in questo modo. Tra Non è l'altro, nella vita non corretto. usavo questo pad qua, sai? E È molto bello. tra l'altro. Luca se ne è andato in modo irrispettoso, chiamalo per riguardirlo. No, basta, Achetti. Non lo chiamerò. Ah, no, è vero, devo Chiamalo andare. per riguardirlo, ragazzi. Riguardirlo. È stato bellissimo. Ok, con questo qui fa, quindi quel pad lì è rotto. Benissimo. Devi controllare. Sì. Devo controllare. No, la roba lì degli accessori, perché effettivamente lui ti controlla ogni tasto se funziona o non funziona. Sì.
Sì, devo controllare anche l'ultima volta che mi sono confessato, perché... perché potrebbe essere molto tempo. Penso fa. Sia passato almeno un decennio, però non sono sicuro. Ma che Dio ti vanno prima o poi. Luca Spadoni, oggi tu non è che sia meno un fire, no, eh? No, infatti. Cioè, parliamone. Chissà da quanti giorni giochi pensando di premere quel tasto invece non funzionava. Chissà. Cazzo, quante... no, su PES funzionava però. È la corsa. Chissà quante partite di Rocket League lui ha pensato di non riuscire a giocare. No, su Rocket League uso quello della Play. Ah, ok. No, questo fa male. Non sì. Riesco a cascare sopra come facevo io con Gonner. No. Che brutta cosa, vedi. Ok, sono aperte queste due porte. Dopo la mochia e il caffè dovresti stare zitto per almeno 12 anni. Eh sì. Bravo, due piedi, diglielo. Diglielo, due piedi. Comunque, ragazzi, la live sta andando bene. Secondo me sta andando molto oh, bene. Oh no. È arrivato. Ah no, con la batteria del controller. Ah, collegalo col cavo, Dado. No, ho un'idea migliore. A parte che ho preso un nuovo potere. Doppio salto, oh. Ragazzi, un'idea sì, migliore. È... cioè? No, no, da no. No, Dado. No. Vediamo se sono carichi. Dado, per favore. Sono carichissime. Eh sì, Marco. Allora. Ma è bellissima la grafica. Sì, madonna. Marco, scusate, ragazzi, come per questi inconvenienti. Le lezioni. Come è tutto bene la lezione? Sì, esatto, Marco, dici un po'. Soprattutto la registrazione che non hai fatto perché è legale, com'è andata? Dado, la Nintendo lo verrà a sapere. Nintendo lo verrà a sapere. Allora. Così. Scusate ragazzi, ma è... fa parte della gag. Fa parte della gag. Finalmente ho dato da bere la mia piantina virtuale, che mi ricorda di bere. Interessante come non si stia più accendendo. Forse quelle ciao, batterie Mel. Sono un tantino ossidate, ma... ma ciao, funzionava Mel, sul Game Boy, scusami. Ma da quanto tempo fa funzionava sul Game Boy? Adesso che l'ho acceso. Ragazzi, è quella forse... prima che non registro perché non posso. Arriva Marco e subito dopo arriva Mel. Coincidenze? Io non credo. Non credo. Li avete mai credo. Visti nella stessa stanza? Io no. Ragazzi, se io metto le pile al contrario è un casino, voi che dite? Ma sì, quindi mi state dicendo che non capito, posso più non... restare la lezione di elettrobroncofistica della professoressa Cazzilli. Ciao, ma detto due piedi. Esatto. Ok, ora funziona, ragazzi. Bene. Cosa ha detto due piedi? Che non, era una registrazione per Marco, mi fa. Quindi mi stai dicendo che non posso registrare la lezione della professoressa qualcosa. Avevamo appena finito, no? Il problema è che se li abbiamo visti noi, se li... ma se si siano visti loro nella stessa stanza, tu dici? È vero. Adesivo. Aderisce ai muri. Wow. Quindi non ti serve più il muschio. Puoi fare le cose da solo. Finché ce l'ho, sì. No, cioè non posso... Non mi piace questo inventario, oh, sì, però. Invece. Un inventario piuttosto scarno. Vabbè, ah, il coso dei sigilli. Quindi diciamo, devo fare per così per tornare laggiù. Bella, senti. Che belle le capriole che fa mentre salta. Come dovrei fare per tornare indietro, ragazzi? Così. Oh, allora, qua non ci arrivo. Non è che devi prendere la... ok. Oh no, c'è il pisello. Beh, sì, sì, quello di Ori and the... qual è il primo? Ori and the Will of the Wisps, il no? Primo è Ori and the Blind Forest. Ah, and the Blind Forest. Questo qui è Ori and the Will of the Wisps, è il sequel. È il 2. Non mi ricordo che era posso accedere adesso col doppio salto, ma va benissimo. Mi ricordo... a che ti smetti? Forse era a sinistra. Che ha detto, a che ti ora... No, niente, sembra la solita roba che nessuno ha visto Mel e Marco nella stessa stanza, ma il problema è se si sono visti loro nella stessa stanza. Dado, hai detto di stanotte? No, un attimo, con calma, Marco. Con calma, con calma. Ah, anche perché il picco ce l'abbiamo adesso.
Ragazzi, no, è vero, prima. Stanotte io e Marco facciamo una notturnina, se tutto va bene, su Roller Champions, perché ci hanno dato la Closed Alpha. Esatto, quindi se vi va, dopo la live dei Control M, che a quanto pare si farà di nuovo, ah, perché sì? Sì, nel senso che abbiamo... Cioè, in teoria adesso funziona tutto. A noi sì. Esatto, no, ma anche a me, che io avevo problemi stamattina, appunto, e adesso non ce li ho più, quindi in teoria dovrebbe funzionare, quindi si prova lo stesso. Vediamo adesso, fra un decino di minuti, se il buon Ricky Shimaru riesce ad andare in live. Giusto. E quindi in base a quello, tendenzialmente, riusciamo a capire se poi anche stasera ci sarà la famosa live di Sboccioni. Che vi ricordo sarà su entrambi i canali e sarà dalle 9.30, non dalle 10. E dalle 9.30, esatto, ci troviamo leggermente in anticipo. Devo, a proposito, aggiornare il gioco. Me lo sono dimenticato. Forse dovrei installarlo, sì. Mi sa che lo farò in questo momento, perché... Io sto andando a caso, allora. Forse è meglio non andare a caso. No, forse è il caso che no. Ecco perché non mi zoomava sulla mappa. Ah, cadono gli altarini. Ok, devo tornare su. Brutta roba. Devo tornare su da sinistra. Quindi da qua. Ma se io... Mi sembra... Se ci... siano entrambi su Switch. No, solo il primo è su Switch. Questo qui ancora no. Però è nel... sono entrambi nel Game Pass. Tra l'altro, ragazzi, prima sono andato a preordinare la Maremma. Che... La Maremma? Sì. Gran bel gioco. Preordinare Animal Crorco. Crorco. Ve lo dico, Crocodile Dundee. Sono andato a preordinare Animal Crossing, solo che non mi ha accettato il pagamento di 90 euro, perché l'ho ordinato sia per me che per mio fratello. E quindi adesso sono in un limbo. In un limbo finché non mi rispondono. Una cosa meravigliosa da dosire. No, è terribile. Sono 90 euro che sono stati scalati, ma che non sono, porca puttana. Guarda là! Okay, quando attacco schizza tutta l'acqua, guarda! Sì, è stupendo. Meraviglioso. Che bello. Io ho appurato di aver già aggiornato Golf Twitter Friends. Potrei Fragola! Cimentarmi nella ricerca. Cosa? Di nuovo? Oh no! Oh no! Fragola! Non me l'aspettavo. Non l'ho visto arrivare. Io ero tutto rilassato. Oh no. Io ero tutto rilassato, raga. Oh no. Non è... Didn't see it coming, veramente. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Benvenuti. Fragola, pestami. Fragola, pestami. Step on me. Ragazzi, benvenuti. Non so, benvenuti. Non so che dire. Benvenuti a tutti quanti. Benvenuti. Ma ciao Gabriele. Ciao Gabriele. Bene. Gabriele, bene? Ciao. Grazie che spammi il tanto cuore, che è sempre bello e sempre gradito. Sì, esatto. Beh, noi siamo dei cani con un corno in testa. E detta così è proprio la cosa peggiore che potessi dire. Possiamo ricominciare. Però l'ho detto. L'ho detta, e quindi benvenuti. Noi stiamo portando Ori and the Will of the Wisps. Ed è mo... e ci sta affascinando veramente molto. Sì. Veramente molto. Quindi se vi va, non è proprio LOL, però se vi va di rimanere, sarebbe siete un bel molto gioco. Graditi. È anche molto un bel gioco, siete molto graditi. Sì. Siamo 8 e streamiamo tutte le sere dalle 22 alle 23. Quindi ci trovate anche stasera. Un pochino prima stasera, perché è una live particolare, però comunque trovate tutto nel nostro profilo Instagram. Telegram. Che ha spammato adeguatamente il signor Marco Cercello. Trovate altresì le nostre live passate per conoscerci meglio nel nostro canale YouTube. Dato contegno, sai, ci farà l'abitudine. Guarda, ogni volta mi trama le mani quando succede queste cose qui, quindi... Bello, non dire, non diamo mai per scontato questi atti caritatevoli, perché sono molto, era Mel, non è... Guarda. Sì, era Mel, e ogni volta non me l'aspetto mai, ogni volta mi viene da piangere. No, esatto. Anche perché io stavo controllando se avevo aggiornato Golf, incredibile. Vabbè. Comunque sì, l'ho aggiornato. Devo cimentarmi nella ricerca di mappe del workshop piuttosto stronze. No, perché sei morto? Perché no, sono scarso, Alice. Ma ti ha proprio one-shottato, scusami. Ah, il problema è... Io non so dove cazzo andare, perché... Ah, qui sotto c'è una chiave. Ma chi l'aveva vista? Ah, c'è la chiave.
La chiave per Cusco. La chiave per aprire la porta. Cusco la porta la per chiave. Aprire la chiave. Quella chiave? Con la chiave? È una chiave. Ma ragazzi, mi è venuto voglia di rivedermi le Follie dell'Imperatore adesso. Con la chiave è una chiave. Ed è la chiave della chiave. Alice. Sei tu, sì, sei tu. Allora. Ok, andiamo a recuperare. Ogni volta guardo chiave. La mappa perché non ho il minimo di senso di orientamento, quindi ok, sì, devo andare qua e poi a sinistra. Non si scrive così Cusco. Non si dice neanche in questo modo. No, è con le K. Cusco. E si scrive con le K? È sempre un momento per, adatto per vedere le Follie dell'Imperatore. E questo è corretto. Eh sì. E questo è estremamente corretto. Corretto, madonna. Corretto. Cosa stai dicendo? È corretto. Oh no. È corretto, Alice. Corretto. Con il retto. Cusca. Che bella la host, madonna. Sì, la host è spettacolare. Sì. Ma io posso passare da qua giù, invece? Scusa, Alice, sono no. stupido. Non ti preoccupare. Aren't we all? I pipurra, Cusco, sì. Vabbè. Quanto? No, la cosa migliore è la battuta di Cuxo. Ma io non riesco a dirlo oggi. Non riesco a dirlo. Anzi. Di Craxi. Deve essere l'emozione del fragolo. Del no, fragolo. No, cosa voglio dire? Anzi, all'inizio, quando deve scegliere le sue concubine, e sì. ad una dice, tu scommetto che hai una bella personalità. Questo sì. è proprio il riassunto. Di me, che non ho neanche una bella personalità. Allora, squick. Madonna. No, stiamo usando un sasso cosa. Per bloccare un laser della morte, direi che è a posto. È una cosa carinissima. Ripeto, mi ricorda Badland tantissimo. Mm-hmm. Su Badland dovevi fare queste cose. Meraviglioso. Allora, adesso si torna di là. Comunque, però effettivamente... lo ripeto, grazie, grazie tantissimo. No, Fragola. Grazie davvero. Veramente, grazie, Fragola. Non ho davvero, parole. Davvero. Non ho parole. Non è mai così, non è... Boh, vabbè, grazie. Siamo stupidi, basta. Siamo un po', sì, dumb questa sera. O andiamo per pomeriggio. Questa sera? Vedi. Sì, lasciami stare. Tranquillo. Lasciami stare. Prego, non prego, non c'è Giuseppe, di... stai zitto. Giuseppe, quando è che doni? Giuseppe. Aia, hai preso danno, dato. Alice, non c'è bisogno, lo sottolinei. Ho sentito del male fisico anche io. La Marca, stai zitto. Ok. Quanto sono pesanti sti colpi, Mario, sono cattivissimi. Sì, abbastanza. Per essere una volpina dolce e carina è abbastanza... Proprio quasi... si sentono tutti, irca puttana. È così un ossimoro, è antitetico. Antitetico. Siamo in 43, ciao 43. Antitetanico. Ciao, ma sì. Quanta bella gente, siete pazzeschi. Siete tutti belli, ragazzi. Ragazzi, me ne vado dopo. Marco. Ciao, Marco. Ma vabbè, resti soltanto vergognarti. Abbiamo aperto una porta. Sì, perché ho raccolto entrambe le chiavi. Visto che non posso risalire su da lì, forse posso risalire da qua. Andiamo di qua, va. No, qua mi faccio malissimo e basta. Allora. Secondo te muoio instant? Secondo me, sì. Cioè, non ce la fai a resistere. Ma c'è il muschio sopra, scusami. Cazzo, Alice, c'hai ragione. Beni. C'è il muschio sopra, sì. Non l'avevo visto. Che bello, Gabriele. Penso che Gabriele stesse salutando Marco. Sentiamo sì, sta salutando Marco, ma che bello che è ancora qui. Sei per caso tornando a lezione, Marco. Ciao, prof, sono Pippo. Ciao, prof, sono Pippo. Sinistra o destra? Allora, sappiate questa cosa. Secondo me riesce ad andare soltanto a destra, non a sinistra, no. Dovete sapere questa cosa, i nuovi arrivati, questi 42. Praticamente Marco non sta assolutamente seguendo le lezioni con Streamlabs Cazzo. Aperto. Le lezioni sincrone famose. Non sta assolutamente... Bravo, bella morte. Okay. Non sta assolutamente facendo questa cosa, quindi non sta assolutamente ovviamente sentendo tutti gli alert con i Corgi Points, tutte le donazioni, tutti i follow, tutti gli host. Non sta assolutamente facendo. Quindi vi invito comunque a... Non farlo. A non utilizzare i vostri punti, a non donare, a non sabbare, a non followare. In modo tale che Marco non senta su Streamlabs i messaggini. Ma, i messaggini? Dado, come hai fatto prima? Alice, sono lasciatemi spazio. Stare. Cosa ho detto? Ma io non uso mai diminutivi. I messaggini. Vabbè. Il telefonino, Alice, ce l'hai?
Smettila. Sentiamo micro. Quindi non posso dire Marco culo? Tu cosa sei? Ovviamente no, micro, non lo puoi dire. Un frammento di cuore di Zelda, praticamente. Ma Marco cosa? Puoi ripetere, micro? Con il bot, perché bravo, Artyom, so che leggere. Spammi. Esce, mandami un MMS. Un telegramma. Un fax. Fax. Sentiamo che ti... Tranquillo Marco, non donerò 60 euro per farti sentire ranurlare, ringraziami. Ma per favore, puoi farlo invece. Allora, di qua è dove siamo entrati. Ma figurati, no, nessuno lo farà. Nessuno lo farà. Ora Alice dona 60 euro. Ragazzi, ce le avessi, guarda, volentieri. Sentiamo Michiro. Subito. Dicevo Marco, culo, e se non si fosse capito, culo. Va bene. Cos'è che ha detto che non ho sentito stavolta? Ah, non hai capito bene. No, ah grazie. Infatti, no, non ho capito bene. Dicevo Marco, culo, se non si fosse capito, culo. Ok, di qua si può rompere, sto per andare addosso alle spine. Ce la possiamo fare. Sì. Ma queste sono zone nuove finalmente. Sì. Ma quanto mi sta piacendo, ragazzi. Ma ok. Ok. Maremma. La novità. Campionati sospesi, servizio civile rimandato, non una lira. Ale, non ti preoccupare. È vero, perché vi ricordo che Ale fa Achetti fa l'arbitro. Fa l'arbitro, quindi siete autorizzati ad insultarlo anche tramite il bot, così potete farlo sapere anche a Marco Cercello. Sì, offendete gli arbitri. Potete non farlo sapere a Marco Cercello. Parliamo con il Mocchi. Sei uno spirito, allora trema spirito, è davanti a te il Mocchi coraggioso. Non particolarmente convincente, lo so, ma solo coraggioso lo sarei se avessi un trofeo. Come il teschio di Ululo, o magari anche solo una zanna se la testa è troppo pesante. Sentite Ululo combattere verso est. Dobbiamo andare a prendere... la zanna di Ululo. Ma cosa vuol dire che uno non è coraggioso se ha un trofeo? Questa cosa è moralmente sbagliata. Sì, infatti. È veramente... questo è un coglione. ...diseducativo. Aia, che dolore. Questo è un coglione. Ora che torna su, Torna su full vita. No, non ce la fa. È stupido, non può. Che dolore. Fa l'arbitro di me, no. Male fisico. Qua ancora non ci arrivo, di pochissimo. Però quasi. Ma what? Ma sì che puoi, ma scusami, sì, come fai a non poter? Ah, ok. Avevo bisogno di una tavoletta grafica per continuare a disegnare i peni. Ecco, donate per la tavoletta grafica. No, l'ha già presa doppio. Ma no, non l'aveva in prestito. No, l'ha comprata e arriva venerdì. Capite, sei vergognoso. Cazzo, queste qui sono spine. Sì, okay. Forse sì. Sì. Zanna, quindi devo tornare indietro a riportargliela. Che culo, Alice. Non è corretto. Perché no? Perché hai culo. Maremma, che danno. Maremma, no, che danno. Ripeti, scusami. Chiedo scusa. No, io... Ma perché stai facendo questa cosa? Per andare dal Mocchi coraggioso. Dal Mocchi coraggioso. Mm-hmm. E tu prendi gli schiaffi per andare dal Mocchi coraggioso. Vedi? Perché sono bravo. Adesso lo dovrei trattare di Mock il coraggioso. Questo per te, sono coraggioso, ma anche generoso. 30.000 euro. Minerale dei Gorlek. Nelle mani di una vertigina per riparare delle strutture. Quindi adesso cosa devo fare? Andare qua giù. Come cazzo ci arrivo io laggiù? Qua non era tutto spine. Proviamo. Vai dal Moccia. Ho sentito fare l'arbitro di Mel. Sì. Le dici quando sbagli. Perdonatemi, mi ero un attimino mutata. Alice, ti sembra la faccia di uno che ti perdona? A me sembra la faccia di uno che picchia, ma che a me perdona, perché sono io. Alice, mi conosci bene.
Ah, qui c'è della vita sempre apprezzata. No, ma io laggiù non ci arrivo. E da dove cazzo ci arrivo là? No. No, non si dicono queste. Da dove a Cipigna ci arrivi? A Cipigna. A Cipigna. Ma io dovrei arrivare qua. Va dal Moccia. Sono già andato dal Moccia, tranquillo. Sì, già andato dal Moccia, scusate, sono in ritardo. La mia vita è così. Sì, quando gli ho dato la zanna al Moccia coraggioso. Cosa fai, Dado Simi? Ok. No, là non ci arrivo manco per il cazzo. Non mi posso arrampicare in questa liana qua. Tantomeno in questa. No, mi sa che devi evappare, cioè proprio tu. Sì, però la missione è laggiù. Forse devo fare un'altra via, ma non saprei neanche quale a questo punto. Magari c'è un'altra porta, scusami, non te lo vede. Nella guarda, mappa. Guarda, devo andare qua giù. Quindi devo risalire. Quindi io risalgo da qua, ma non ci posso arrivare. Forse. Proviamo, perché forse non ci sono andato laggiù. Ah, esatto. Proviamo, proviamo. I think. Alice, scusami se so parlare bene. Scusami se io non lo so fare. Cioè, perché devi farmi sei perdonata, male Alice. No, non è vero. Tu non hai la faccia di uno che perdona, ho detto. Alice, sì, hai detto che ero la faccia di uno che picchia ma che perdona. Hai detto prima. Però tu mi hai detto di no. No, fino a che io ora ho detto stai, che chiede Bigfoot. Finché non mi rompo i coglioni, sostanzialmente. Io ragazzi, fra poco mi sa che vi abbandono, purtroppo. No, mi lasci da solo. Mi sa che debbo. Però sorteggeremo tra i nostri 34 fortunati qualcuno che ti farà compagnia su Discord. Non credo proprio. Come? Regenerazione. Ciao, okay. Lì c'è stato bello. Giuslam, ho detto fra poco, non ho detto adesso. Ma mi vuoi fare dalle balle? No, spiegami. Ok, mi salvo la vita come nel primo. Ok, questo qui acqua non fa male. Mi rigenero la vita come nel primo. Però, al contrario del primo, nel primo potevo usare l'essenza blu che vedi in basso a sinistra. Mm-hmm. Per salvare. In qualsiasi punto in cui fossi. A me sembra la faccia di uno che per qualsiasi cosa dice sembra incazzato, ma in realtà è tranquillissimo. Beh, mi piace molto la tua lingua italiana quest'oggi. Beh, sarebbe la descrizione di me stesso questa. Non mi pare. Però, esatto, hai capito che secondo me è giusto. Ma come sei morto? Giusto? Ma io non ho la faccia incazzata, oh, basta. Se avessi continuato a lavorare, sarei venuto io a darti sostegno vocale. Ma ho fatto lo stronzo. Invece di lurcare qui, ho lurcato lì. Complimenti, davvero, due piedi. Bravo, due pippo. Lo dici così? Davanti a 30 persone che ti guardano e ci spettano e dici, ah, due piedi non è un corcio corretto. A me sembra la faccia di uno al quale piacciono gli occhi. Gli occhi? Sai che Yoshi. In dialetto gli occhi? Sì, 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 mi garbano gli occhi. Buoni gli occhi. Le papere. Vabbè. Ok, si dice oh, significano occhi. No. Sì. C'è profumo di carne, ho fame. Ciao boss, sto assolutamente scherzando. No, sì, ciao boss di due pippo, è uno scherzo, è una burla. Ciao boss di due pippo, Cia, due piedi, non sta veramente... Due pippo ti ha scherzato, così. Signor boss. Uno scherzone. Sono il boss di due piedi, ho sentito tutto, sei licenziato. Giusto, no. Sono il boss della vita e sei licenziato. Come? Scusa. Volevo dirtelo così, ma niente liquidazione. E nemmeno supporto al trovare un altro lavoro. Che poi esiste, no, non credo. Salutiamo supporto, tra l'altro. Salutiamo supporto. Non ho capito se era ironico, Alice. Bello. Cosa? Non me lo ricordo neanche più. Non vuoi farmi di queste domande? Ehi, Lupo, si chiama Lupo. Si chiama Lupo? Salute viaggiatore, sono Lupo, straordinario cartografo. Anche qua c'è il cartografo, quindi adesso, ok. Vabbè, si sono ispirati un pochino a Hollow Knight per il sequel. Anche se Hollow Knight si è ispirato un pochino al primo di Ori, quindi ehi. Dado tu hai lo sguardo di chi ucciderebbe l'umanità per salvare le papere, ma lo faresti con amore. È vero. Cosa ha detto Artione? Ha detto che la faccia di uno che ammazzerebbe N umani per salvare i Le Paper. È vero. Tanto vediamo se il gameplay si accende ancora.
Ori. C'è stata una bella tempesta, le mie mani sono impensopate, quindi posso dartene metà a prezzo, ok? Ma pensavo per metà mappe. A me sembra molto Rayman, è vero? No. Ok, fa nulla, ma niente di cattivo, davvero. Non potrei mai dire qualcosa di cattivo. Qualcosa. Sì. Sì, no, comunque, allora, Hollow Knight si è ispirato molto a Ori, al primo Ori. Per moltissime cose, anche per lo stile, banalmente. Oh, finalmente la mappa. E è indubbio che questo sequel sia ispirato a Hollow Knight per parecchie cose. I sigilli, il cartografo, ma è normale, sono meccaniche di gioco che funzionano e quindi le introducono, per forza. Ma sì, ma è chiaro. Poi se il gioco è bello così potrebbe essere anche tutto copiato, non me ne frega un cazzo, guarda. Più che altro la cosa bella è che io non ho mai giocato il primo, però almeno non è un gameplay ripetitivo, non è no. Sempre la stessa roba e non è... Ma poi ci metti poco a assorbire un nuovo potere, quindi... Ok, quindi non ci posso andare perché mi serve quel potere che penso io. Fanno molto sviluppo. Prendo da te miglioro, prendo da me migliore e fottiti. Esattamente. Questo è proprio il concetto chiave del mutuo sviluppo, dei piedi. Correttissimo, davvero. Sì, sì. Molto gentile, pacato e onesto pare quando l'altro li saluta. Ah, che cheat, ragazzi. Mamma mia, Alice. Sembri colta. Nel rewind di YouTube, questo, nel prossimo. Cosa? Nel prossimo YouTube rewind. Ok, diminuisci i danni subiti. Ok. Allora, ma... Puoi avere, scusami, tantissimi sigilli. Cosa vuol dire? In ETP? Sì, ma li posso mettere solo 3 alla volta. Ah, ok. Cognare lingua deve essere tremando muta. E l'occhio non l'ardiscono di guardare. Che bravo, due piedi. Mamma mia. Io fino a lì non ci arrivavo. Anch'io. Mi fermavo alle cose da tipo baci perugina. Tipo baci perugina. Baci perugina davvero. Ehi. Chi sei? Cosa? Se qui godesti il panorama incantevole, non trovi almeno la sorgente in tutto il suo splendore. Già passato in generazione di mochi da quando le ruote e mulino hanno girato per l'ultima volta. C'è voce che siano notevole, non ho letto. Cosa? Ci siano notevole, non ho letto. Ma era... Stridula? Era morto. Ok, si chiama Stridula, quindi non è cosa. Scendere la tua non ha un bel nome Stridula per uno con questa faccia, scusatemi. No, Stridula è l'uccellone. Ah, ok. Sono un maestro d'armi. Perfezionare le tue abilità per suo primo acquisto, scegli con attenzione. Sì. Facci, bastardo. Consuma energia, attacca al tuo posto, che è quella del primo. Un colpo forte e veloce contro i nemici. Lancia una stella che torna indietro. Lancia. Scavi una potente lancia di luce, consuma tanta energia. Incendia i nemici vicini. Che faccio? Che sblocco? Allora, secondo me il fuoco fa tanto danno. C'era una fuoco? Sì, giusto, però forse lo posso usare solo in poche situazioni. Non lo so. Incendia i nemici vicini, il fuoco. Oppure la lancia, forse? La lancia che poi da lontano? Non lo so, cosa dite voi, chat? Ditemi anche voi, esatto. Perché, boh, secondo me è la roba della distruzione spirituale, boh, non lo so. La stella che torna indietro è anche interessante, sì. Però secondo me fa poco danno. Puoi sbloccarla una sola? Sì, costa 400 o 410. Non si vede perché c'è la camera. Ma se il Pippo tocca il bordo del Vader rischio di ammalarmi. Giusolami, io adesso ti un matto, perché noi stiamo facendo una scelta, una decisione difficile, e tu parli di queste cose. Non ho parole. Io, cioè, siamo qui ad aspettare. La seconda a destra. E vedi la lancia? Veloce? La lancia, vedi? No, questa qua. No, la seconda destra nel senso in colonna. Non credo. La seconda destra sarà questa. La stella, dice. Meglio le patate che le patite. Dai, ragazzi, ditemi che sono indeciso. La stella, dice. Effettivamente la stella poi torna indietro. No, quella sotto la lancia. Vedi. Allora facciamo la lancia, dai. Secondo me la lancia. Poi, boh, magari Artyom aveva ragione. Ci... Tempio dello spirito. No, ragazzi, c'è il tempio dello spirito e del tempo. No, vabbè. Mostrare il tuo coraggio. Non stai stato incrociando di nuovo fino ad allora. Tieni sempre contro la spada e lo sguardo rivolto al cielo. Al Signore. Per voi diventa Super Saiyan. Secondo me sì. Sì.
Allora, quindi lancia con Y. La proviamo? Aspettiamo, sì, dai, aspettiamo un nemico, dai. Ah, sì, nel senso. Minchia. Porco, che dolore. Ho shittato? No, quasi. Quasi? Oh no, questo qui non era fisico. Oh sì, invece mi ci posso arrampicare. Bestia che potenza, sì. Madonna, veramente? Guardala che acrobata. Mamma mia. Ma io, tu sei morto. Tu sei finito. Sono morto, sono finito. Che dolore, che dolore, che dolore. Eh no, devi fare da... lontano. Ripperoni, peperoni. Ok, però adesso posso salire da qua. Ok. Madò, che danno. Ok, sarei per continuare qua e non scendere. Là non ci posso andare mai nella vita. No, non ci arrivo. Non ci arrivo, quindi si va di qua. Si ripristina il cazzo. No, non ce la puoi fare. Devo scendere per forza, sì. Ma c'è una vita lì. Mi rifaccio male, quindi mi curo. Ah, c'era la vita qua, ma vaffanculo. Ho sprecato senza blu per un cazzo. Sì. Ma io te l'ho detto! Alice, ma... io ho bypassato la tua voce. Grazie, sei molto molto divertente. E intrattenente, davvero, nel blastarmi. Hai visto, Alice? È il mio lavoro. Wow! E mo? Tu sì che sei un pro. Ti ringrazio, Alice. Significa morto. Ah, cazzo, costa 2 essenze blu la lancia, quindi non la porca puttana. Non la posso usare. Cos'era qui sotto la barra della vita? Nulla. Com'è che recuperi le cose blu? Ah, come prima. Anche uccidendo nemici. Ok, dai. Allora si può fare. Cos'è sta roba? Non... un tempio, un qualcosa. Però non mi dice nulla. Non lo so. Forse c'è poi. No, secondo me non puoi fare niente. Ragazzi, io in questo pomeriggio molto brutto, ciao 30, vi abbandono. No! Perché, sì, computer serve a casa e mi hanno chiesto di lasciarglielo. E quindi mi disp. Grazie ancora a tutti coloro che sono passati e sono rimasti qui. Sì. Vi divertite un sacco con il dadone, mi raccomando, rimanete fino alla fine. Ve lo prometto, io non lo farò perché sono stupida e non siate stupidi. Okay. Esatto. No, mi dissocio dalla Alice che è stupida. Ciao, Alice. Bigfoot. Bigfoot. Traditrice. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Se c'è qualche coggio vuole tenermi col pagno, come beh, vedi, è andata Alice, non so più parlare, ragazzi. Niente, sono finito. Sono totalmente finito. Dicevo, se c'è qualche porca puttana, tu sei finito, altro che... c'è qualche altro corgio che è disponibile e vuole farmi compagnia, io sono qua. Percentuale di femmina in questa live è crollata, hai visto? Comunque, no, niente. Allora, questa zona non c'ero andato ancora. No, beh, qui me l'ha sbloccata, non so per quale motivo, però ok. Ma che vuoi fare? Ma che vuoi fare? Ma sta buono, ma sta buono. Io non lo posso spaccare, vero? No. C'è qualcuno che vuole diventare un membro ufficiale dei Corgi. No, no, come ieri sera qualcuno che chiede di diventare moderatore. Sarebbe divertente. Maremma mia, che salto mi hai fatto fare. Oh. Ma sei stupido. Questa zona io non l'ho mai vista in vita mia. Ah no, c'ero già andato invece, la zona iniziale. Perché dico le cazzate? Sentiamo Achetti che dice. Marco Dado è rimasto da solo, ah che sfigato. È vero. Proprio come nella vita vera, Ale, no, sempre per scherzo. Dove devo andare io? A destra, tutto a destra. Mi piange il cuore andare a destra, ragazzi. E però io come cazzo ci arrivo? Qui è tutto chiuso, anche volendo.
Io so qua. Vabbè, proviamo ad andare da sinistra, magari sblocco qualcosa e mi ci fa andare. Aspettavo che chiedessi chiamarti, invece è vero. Aperta la edizione per i moderatori, vengono signori, vengono, non credo. E però io qui ancora non ci posso andare. E non ho ancora potere per rimandare indietro proiettili. È un potere fighissimo quello lì quando... Se c'è... Chi è? Dado. Ma c'è Spadini, ma chi se ne frema? No, Luca, vai via. Va bene, ciao. Se n'è andato davvero sto coglione. Questo è veramente un coglione, ragazzi. Cercate la definizione di coglione, viene fuori Luca Spadini. Ragazzi, qualcuno dice a Luca Spadini di tornare. Escredited quickly. Miracolo ha salutato prima di andare via, hai visto? Ha capito. Ha capito come si comportano le persone civili. Allora. Qua c'è della vita che non mi serve. Tra l'altro io sono stato uno stupido. Perché non ho riempito la borraccia prima di andare in live. Quindi sono a secco e sto parlando da un'ora e mezzo. E non... In sostanza mi sta morendo la gola. Quindi se tornasse Spadini potrei andare a sentarmi un attimo a riempire l'acqua. Mm? Che dici Spadini? Eh? Coglione di me, no. Qui ci sono già stato. Me lo ricordo. Come? Oh, bravo Spadini, vado a riempire l'acqua. Ho 30 persone stereo, prima eravamo 350. Te lo sei perso, e non sto scherzando. Luca, vado un attimo a riempire la borraccia, tu intrattienili. Va bene, ok. Io intanto vi dico che il video del Saints Row, una piccola sorpresa che dovrà uscire, sta venendo benissimo. È un casino da editare. E nel mentre Dado è appeso a dei muschi, canto, io non canto, Giuse, no, 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 no. Non avete clippato? Non lo so. Non è più una sorpresa ora. Lo sapevano ormai tutti, Michiro, va bene? Ormai lo sapevano tutti. Mi fa stranissimo non avere audio sotto, però. E non posso mettere la live, perché sennò sento il mio eco. Che vuoi clippare, Stefano? Cosa c'è da clippare? Tipo, ormai è la norma. No, non è la norma. Cosa clippi? Noi che facciamo, mio Dio, ci sono 360 cristiani. Beh, quella volta in cui ci sono stati quanti? 700? Te hai tremato. Ma anche ora ho tremato, Luca. Che palle, me lo sono perso. Ereditare. Allora, qua ancora non ho il potere, quindi non posso farci nulla con questo. Dato, io rivedendo quella live, sono abbastanza sicuro che non sia bene esportarla su YouTube. Quella di Saints Row. Sì. E penso che se clippare Luca e diceva cose ripetibili dei tuoi gatti mentre ti sei alzato. Ormai. Le molestie sui miei gatti sono la norma per Luca Spadoni. Ovviamente è uno scherzo. Sì, tanto scherzo. Fino a un certo punto. No. Da cazzo devo andare? Ah boh. Allora. Un sacco di zone che non è esplorato. Sì, devo andare verso sinistra a questo punto. Come dicevo prima. Sempre a sinistra. Solo che poi sono tornato a destra perché mi sono distratto, ragazzi. È colpa vostra. È sempre colpa vostra. Cioè, colpa di Spadini. Ma visto allora... c'è un comportamento di Spadini, denunciamo l'autorità. Già fatto, già fatto. Tanto avevo letto con penetranti, ma nel senso... Tu hai un problema, Luca. Probabile. Ok, di qua posso salire. Luca Spadini, come sta andando l'editing del video? Bene, sono a 30 minuti di live e ho già più di 10 minuti di video, che è allora un problema. Allora stai editando di merda. Oh, devo sicuramente croppare un sacco. Pensa sempre ai peni, è vero. Luca è così. Mamma mia, mi volete bene lo stesso. Non ho mai detto una cosa del genere. Se inventate sia una pianta in questo momento. Ora puoi sparare, ma che figo. Si è sbloccato la lancia. Mi sta facendo venire una voglia di giocarlo anche se non ho finito l'uno che non è. Prima finiscite l'uno che è altrettanto bello. Lo so.
Ma prima o poi ci sarà un best getting over it o non è in programma? Sì, è in programma appena c'ho voglia. Sì, arriverà. Ah no, è vero, ci ho già andato e ho scoperto di non poterci andare qua. Perché è troppo in alto. Ti serve il potere dell'uno. Quindi questa zona per ora non ci si arriva. Ma quella zona inesplorata lì sotto, sotto dove sei te, a destra. Infatti ora vado. Infatti ora vado, ma ci sarà totalmente inutile. Allora, chiama per Luca e sta piangendo. Ah, è sott'acqua. Eh sì, però quest'acqua fa male, quindi non ci posso andare. Non è ancora il potere. Non ha il potere. Ma muori. Ma che fai? Ma che vuoi fare? Ma stai zitto, stai. Oh. Allora. Sei impazzito? Chi t'aveva visto a te? Non ho più roba blu. Ma comunque ve l'avrà già detto Marco numerose volte, però, oppure gli altri, comunque sia. Questo mese il best of, come avete potuto vedere, è saltato. Non per mia negligenza stavolta, ma perché non c'erano clip. E quindi mancavano clip. Mi raccomando, se vedete qualcosa, mancavano anche le nostre live, perché abbiamo streamato veramente poco l'ultimo mese. Quindi mi raccomando, se vedete qualcosa che vi fa ridere, clippatelo. Non solo Artyom, tutti quanti. Grazie. Abbiamo il 90% delle clip è fatto da Artyom. 99%. No, ora... Cioè, ne fa tante, ma non 99. Sì. Più che altro ci sono delle clip di un bot fatte completamente a caso, ma sì, che bello. Sì, ogni volta che qualcuno dona c'è questo bot che farà clip, sa perché. È stato a caso a virus, no. È saltato a caso... No, almeno quello no. Tanto come ho scritto prima ci sono rimasto malissimo che non c'è... Hanno chiuso le tre. Sì. Cosa ci sono rimasto veramente male. A me mancherà fare la maratona con tutti. Sì. Tanto se non sbaglio anche quest'anno non aveva detto la Sony che non c'era. Sì, sì. Però... Che boh. Dicono sia una bella mossa, secondo me no, perde tanto. E poi non so. Tra l'altro la Sony non sa comunicare col suo pubblico, come abbiamo ben visto, quindi... le tre era un bel modo per provarci. Sì, no. Che cazzo di nemico è questo? È un rompicoglioni, ecco com'è. Non puoi lanciargli la lancia. È troppo lento. Ah. Tra due minuti esce Marvel Champs. Io non ho l'alfa, non credo, non lo so, io mi ero iscritto. Tra due minuti esce Marvel Champion e ve lo portiamo in notturna. Io e Cercello. Senti, passiamo da qua. Ehi. Se mi dà anche una che abbiamo visto dove è caduto il piccolo gufo. Il gufo. Al bosco silente, bosco spaventoso. Decidetevi. Che bellini sti gatti, però. Anche a me Luca è arrivato niente, peccato però. Boh. Non so se poi magari in realtà semplicemente non hanno inviato le cose. Guardate, perché Marco non gli è arrivato, però nel sito dice l'hanno accettato. Vado a vedere sul sito. No, Kufo! Della Ubisoft, sì. Oh, ho ritrovato la piuma! No! No, Kufo! Poverino. No, ma è troppo fatto bene. La ghianda sinistra! Io seguo le tre per me sono come le persone pensanti. Bravo, Artyom. Fammi salvare il progetto, però, prima di fare di perderlo. Tornare all'inizio, c'era Masso? All'inizio non l'ho spostato prima. Ma quel massa aveva un occhio, ho visto bene? Questo? Questo grosso sulla destra. No, no, però sulla destra. Tutto a destra. Ah, sì. Cioè, mi sa tanto di una bocca con un occhio. Cioè, sono Toc! Due occhi. Lo sguardo del grande Quoloch si sposta solo sui meritevoli. Così dice la leggenda. Ovviamente questo non è Quoloch, è solo una grossa statua, giusto?
Questo arcibene non ha occhi. Come potrebbe posare lo sguardo su qualcosa? Futuri leggende. Mi ha guardato, però. Ok. L'uno lo gioco dal Game Pass gratis, lo compro su Switch perché sì. Compro su Switch. Sono questi gli sviluppatori che devi supportare. Ma cosa... mi sono perso cosa è successo quando hai tirato la leva. Anch'io. Ah, aveva ripreso qua, ma... Allora, si è aperto tutta questa zona qua. Sì. Puoi scendere ora, sì. C'è una cosa brutta che esplode. Ah no. E c'è un gatto cattivo. Un gatto cattivo. Per me sono gatti. O così ti piace credere. Allora. Maremma mia, perdona il mio comportamento scurrile. Proviamo a scendere. Ah, ora ti puoi portare dietro le cure? Sì. Cioè, posso consumare cazzilli blu per le cure. Da dove per sbaglio colorato d'oro lo schermo... Cosa? Come, Hank? Cosa? Come? No, Hank, scusa. Sì. L'uno lo gioco... Arco spirituale. Perché sì. È bello, potresti anche prenderlo su Switch, se lo vuoi. Più che altro giocarlo in portatile, secondo me, è carino. Cos'è il B? Il 3 che è sulla B-ora. Ah, posso direzionarlo. No, ma che bello. No... c'è qualcosa in alto a sinistra da qui, da dove eri lì all'albero. Quella cosa blu, secondo me la puoi colpire. Cos'è, un interruttore? Sì. Sì. Ah, devi farlo da... dove? Un frammento di cielo energetico. Che spavento, t'avevo visto sparire, ho detto si è clippato nelle texture. No, no. Stavo verniciando con la bomboletta, ma il telefono era troppo vicino. Hank. Dio mio, Hank. Dico nulla. Forse ti salvi con l'acetone, si è già risolto. Che belli gli alberi. Rispetto a quelli del primo sono molto più belli. Non me li ricordo. Erano... molto più poveri. Poveri. Vabbè. Beh, era comunque una natura morta quella del primo, eh? Si ricordi bene la storia. Quindi ci sta, fossero morti. Allora, passiamo da qua. Lo posso rompere questo? No, però posso fare così. Ok. Pietra oculare. Questo strano geometri a forma di occhio entrerebbe perfettamente in un'orbita oculare di pietra. Torniamo da Kurok. Chissà cosa farà con quell'occhio. Non spoiler della storia dell'uno preso, anche se sono passati anni. Non ho detto niente, ho solo descritto l'ambientazione del primo. Io ho detto che gli alberi sono più spogli. No, questa cosa è bellissima, però. Vabbè. Ehi, un'altra palla. Ora hai due palle, Dado. Ok, prendiamoci il pisello e torniamo là. Era qua, giusto. Sto facendo vedere una voglia di giocarlo, che non è idea. Che in realtà l'ho già anche scaricato, quindi... Vai. Ehi, gli sto dando due palle. E questo cosa si muove? Ha aperto la bocca. Che spettacolo. Valle di Quolok. Ma smetti di dondolare. No. Quanto. Twillen. Oh, lo straniero luminoso di cui parlano i miei clienti con tale soggezione. Dimmi, è normale cadere dal cielo per quelli come te? Ho incontrato molte strane... tipo, ti sei fatta male quando sei caduta dal cielo.
Ho incontrato molte stranezze nei miei viaggi, dopo tutto. Ossia, alcuni cadono, alcuni volano, alcuni vagano in cerca di una preda, alcuni strisciano. Tutti sono clienti, solo clienti che vogliono frammenti spirituali. Posso comprare quelli da 200. Che ma io non comprerò niente. No, mi tengo 2200 per il salto triplo. Però cos'era l'altra opzione? Utilizza miglioramenti. Ah, posso migliorare che subisci il 10% di danni in meno. Quasi grazie quasi. Grazie Muffin per il raid. Grazie Muffin. E benvenuto. Non è partito l'alert però. No, però prima è partito. Infatti, è strano. Ok. Ciao Muffin. Ok, quella lì è un'altra roba. Sì, però Dado, basta Dado! Dado! Sì. Basta Dado! Basta. Non fai nulla di danno, no, però. No, con questa roba qua no. Questa roba è stand boss. E questo? È un altro interruttore. Mi sa che è l'interruttore che sta per questa porta, perché è viola. Eh sì, però non... Boh, ci andiamo saranno... un po'. E poi di qua. C'è un spirito, vero? Lì sotto fantasma. No, è vero. C'è un posto dove spiriti fantasma corrono e giocano. Una volta ho provato a fare a gara con loro, ma non sono così veloce. Ok. Ma... E se sono altri come te, o no? Credo di sì. Si interruttore. E una leva. Ma sono rane, ho visto ora, è la lingua. Sono iguane. Ah, è vero. Ma che figo. No, l'ambientazione è tipo 4 volte meglio dell'uno. E già l'uno era stupenda. Sì, no, veramente fatto bene. Allora, io dico che rispetto a Ori 1 preferisco Hollow Knight, ma il 2 forse mi piace di più, e lo sto solo vedendo, per dirti. Forse giocato anche... Lo vedo molto migliorato, tantissimo. Mi sono innamorato di Ori, quindi ti direi sempre Ori. Allora. Cosa ha fatto con l'interruttore lì? Non lo so. Sulla sinistra cosa c'è? C'è una canna, vero? Sì. Oh, mi fai scendere? Ah, non puoi scendere? No. Sicché... Non puoi ricolpire l'interruttore, magari ritirare sì. La lingua. Solo con le frecce posso colpire. No, il kamikaze quello. Anche se vecchio Metroid Prime, che cazzo. Come? Stelio, no. Cosa c'entra? Tipo, dissociati, Stelio. Cosa c'entra? Sono veramente due giochi troppo. Come dire... Eh sì, ma perché Animal Crossing è molto meglio di Doom. Beh, sì. E ti sei chiuso. Lì tecnicamente il collegamento c'è, no, escono lo stesso. Sì, ho capito. sì, però... No, quella roba lì non mi serve a niente. Forse dovrei tipo... Boh, piazzarci roba. Non lo so. Metroidvania, che giochi diversi, sono... Sono, come si può dire, generazioni diverse e sono, avevano possibilità tecniche diverse, quindi non li paragonerei mai nella vita. Ah, devi andare sopra. C'è un masso.
Ok. Va bene. E quindi ora? Ora tiro un twist, ma è finito prima ora. Guarda, qui a quanto pare nessuno l'ha finito. Sì, non... nemmeno io. Ma che mi serve sto sasso? Mi sa che con le lingue te lo puoi portare su. Ah, ho capito. Cioè, te ora chiudi la lingua di destra, sì, sì. Apri quella di sinistra. Sì, sì, sì. E te lo puoi portare su. Puoi sparare attraverso i muri, no. I pavimenti. Devi per forza andare su. Ho sbagliato le misure. Devo rifarmi il giro. Qui tra l'altro. Che poi in realtà. Ah no, ti serve per la pedana lì. C'è una pedanina giù. Perché ho riattivato questo? Sono forse pazzo. Probabile. Dato il tuo giro pazzo. No. Infatti Doom al confronto di Animal Crossing sembra un gioco per cittini. Vero. E dai però, ma che devo essere millimetrico? Ho male di misure. Allora. L'hai girato tra l'altro. Ma in realtà mi passa che lo mandi avanti e poi lo spingi. Ora spiaccica te. Ora facciamo così. E facciamo così. Ma ha fatto malissimo. Ah, ok, questo che era un bottone, giustamente. Si è aperta la porta. Incredibile, spadini. Ha preso il plate di Minecraft. Non l'avrei mai detto. E basta, ste zanzare. Sono bellissime, però rompono e basta. E questo? Boh. Ah, per salire, credo. No, è la cosa di sotto. Ah, c'è il potere nell'uno, quindi probabilmente ti mancherà. Probabile, sì. Anche che hai sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. No. Ori non perdona. Però noto che non devi più salvare te ogni... No, questa cosa l'ha tolta e non so quanto sia un bene, sinceramente. È un bene, rompeva però era una peculiarità del gioco alla fine. Sì, ma... Più che altro serviva per prendersi i potenziamenti. Mi sembra che li abbiano tolti, ora ci sono i mercanti. Quindi sì, non serve so per più. Usarli. I potenziamenti. Corri, vado. Oh, la leva. Si abbassa l'acqua. E c'è il laboratorio dell'ombrello. Come? Come? Posso confermarvelo. Io scusa, ma... Sto accusando non aver bevuto per un'ora e mezza di live. Beh, sì. Siete io che non sto levando. Cos'è sta... Ok, sto per tornare su. Perché sono un imbecille? Fate ridere con l'arco lì che ci hai provato. Sì che ci ho provato. Poi questo. Poi questo. Ah, ti sei dimenticato un coso d'esperienza. Di soldi ormai. E... Ok. Utile. Utilissimo. Non andare di qua. Cosa? Ah, ok. C'è una stanza. No, come funziona? Devi andare in quello sotto, ma come... Cioè, non ce la fai con un doppio salto? Forse, sì. No,
No, ma è quello ancora più a sinistra, intendo io, secondo me. Ah, ok. Forse lì ce la fai. Sì. Ok. Lasciare una leva e si apre quello. Perfetto. Giustissimo. Anzi, poi ditemi se vi sta garbando il gioco. Se ti rispondo io di sì, va bene. No. Se vi rompe i coglioni lo gioco per conto mio, insomma. Cosa è arrivato? Ah, esplode. Ah no, okay, è vero, dovevo risalire da qua. Per favore prendi qualcosa d'esperienza, mi dà noia. No, tu non lo prendi. Sono uno stronzo, dado. Mi dispiace, spadini. Dado, Luca, mi disturba, chiudi la live. Giuse, basta che ti banno, non puoi più vederla la live. Ti levo il disturbo. Quanti nemici? Però... Ok. Il nuovo attacco è stupendo. Non è che c'è molto da dire. Sì, no, il nuovo attacco base è bellissimo. Non c'è più l'acqua qui. Maremma mia. Ok. A pelo, eh. Ma devi andare giù, eh? No. Perché è sparita l'acqua. Prima c'era l'acqua giù lì. Ma prima qui non ci potevo andare. Ma sei venuto da dove stai salendo? Sei sicuro? Sì. Dato il tuo senso dell'orientamento non esiste. Stai zitto. Maremma. Che dolore. Mamma mia. De più, Dio e poi Madonna. Quanti? Cioè, ma che cazzo è? C'è anche un piranha attaccato al culo, comunque. Cioè, rendetevi conto di come devo lavorare. Secondo me ti conviene equipaggiarti la lancia, perché si fa più danni, mi dà l'idea. Sì, sì. Però... Quel nemico là... Se ne sta deliberatamente fregando. Se non importa a lui. No, qua non ci arrivo. Mi sa che c'era il cartografo, però. È il cartografo quello. Non so se... Forse così. Secondo me ti servirà un altro potere. Forse un tipo un dash. Se non sbaglio nell'uno c'era, no? Sì, no. Pare strano che... Abbia disimparato i poteri, però. Vabbè, però il cartografo dovrebbe essere eccessivo. Pure qua sotto c'è un potere, quindi poi. Ah, probabilmente. Mamma mia, Dado! No, sì, di sicuro mi danno un dash perché anche quella sfera lì non posso prenderla. Sono scarso, consigli. Impara a giocare. Grazie. Yeah, un altro istruttore da prendere. Allora, qua c'è l'essenza. Mamma mia, l'hai massacrato questo nemico. E qua c'è un altare rotto. Ricompensa sfida. Cosa? Sfida? Ah, si è attivata la sfida all'altare laggiù. Ma adesso non la faremo. Direi che ora sei un po' da una parte. Oh no! Ah, guarda loro, me li ricordo. Mm.
Fanculo. Mia, che male. No. Guarda la vita con cui è rimasto. Gli ha infilato una lancia nel culo comunque. Sì. È stato soddisfacente. Ma come l'ha preso? Non è vero? Ragazzi, sono dispiaciuto. Dato vergogna. Stai zitto tu. Posso andare avanti tutto il giorno, amico mio. Ma non gli ho fatto danno o come? Un po'. Forse gli fai danno con la spada. Cazzo, non ho più essenze per la marremma. Ragazzi, sono scarso. No, dai. Comunque direi di battere questo boss e poi di chiudere. Anche se ma mi piange il cuore. E allora vattela a prendere nel culo. Letteralmente. Ok, col primo gli tolgo la parca, Giuseppe. E tolgo la corazza. E poi dopo. E poi dopo lo uccido. Poi dopo gli faccio danno. Lancia lo stordisce e mi fa danno. No, gli leva la corazza il primo. Gli spacca le ali, cioè il dorso, non so come si chiama. Ma in realtà gli fai danno uguale. Penso sia il danno della corazza quello, sai? Dado, salta, per favore. Aspetta che si fermi per attaccarlo, devi essere prima. Giocarla più safe. Ah, ok, no, era il danno danno. Allora non ho capito. Forse due lance lo uccidono. Non posso ripristinarmi, non posso salvare, non posso fare nulla in questo altarino del cazzo, no. E tiro una lancia addosso a un muro, perché sì. Beh, tutta la è così che fanno per i gatti, volpi, non so bene cosa sia ori. Scimmie. Non penso sia una scimmia. Non ne ho mai parlato idea. Ah, io volevo battere il boss e chiudere, solo che il salvataggio non so se ha funzionato. Beh, vai un pochino avanti. Se non muori di gola. Comunque secondo me sì, ha funzionato a parte tutto. Perché se io vado qua non mi fa fare una sega. Homer Simpson. Homer Simpson, tu già hai una scimmia. C'è ancora il comando scimmia? Controlliamo. Sì. Da quanto tempo è che non lo vedevo? Eh sì, dalle Life Death Escape. Ma sono mantidi. Credo. No. Boh. Sembravano mantidi. Ho 4-4-4 soldi. Oh, ok, nuovo potere. E qui mi sa che ti salva anche. Sì. Ma Luca è una scimmia, no? Oh, vedi lo scattino. No. Però non mi ha dato il simbolo del salvataggio. Sì, in basso a sinistra era apparso. Apparso. Che bello. Okay. Ragazzi, se ha salvato, mi fido di Luca, Brutto errore. Dovrebbe salvare dopo il potere. Ma che figo, nel menu in basso a sinistra si fa vedere i poteri, e credo in basso a destra siano i boss. Non lo so, credo di sì. È il lupo quello. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere passati, ringraziamo ancora per l'ennesima volta Fragola per l'host, che è sempre incredibile. Ringraziamo tutti quelli che sono rimasti, tutti quelli che sono venuti a vederci. Ringraziamo anche Muffin per l'host. Non fa caso, sappiamo chi dare colpa, sì. Cosa? Ride. Vediamo chi c'è. Hai detto no, dicevo ringraziamo Muffin per il ride, no, per l'host. Siamo precisi noi. Allora andiamo da Rikishimaru, dai. Ah, io intanto vi ricordo che siamo in live
questa, tutte le sere dalle 22 alle 23, questa sera saremo in live, molto probabilmente dalle 21.30 faremo una live in combo con i Control M, quindi mi raccomando siateci, e probabilmente ci sarà anche una notturna mia e di Marco, e forse anche di Luca, su Roller Champions, quindi... Ecco. Ragazzi, vi saluto. Allora, andiamo da Ricky. Ricky! Ecco, andiamo da Ricky Shimaru. E gli diciamo, fagli sentire la grande botta. Va bene, ragazzi. Gli diciamo, fagli sentire la grande botta. Dai, non mi copiare il mio saluto. Cosa? Ah, è rutto, incredibile. Dai, ragazzi, a stasera. Siete bellissimi, ciao. Ciao.